Presidente Vendola, sembra che ogni volta una nuova tragedia sia un nuovo fatto, invece non abbiamo imparato proprio nulla da questi tragici eventi. Non accade nulla. L'Europa piange lacrime di coccodrillo e il mare Mediterraneo di giorno in giorno diventa sempre di più una specie di immenso sepolcro, un luogo di morte. Quel mare che di generazione in generazione era stato raccontato come un cuore di civiltà, di cultura e di umanità, quel mare oggi è un grande cimitero liquido. È incredibile che un anno dopo gli esiti positivi dell'operazione Mare Nostrum, l'Europa continui a ignorare la necessità di affrontare quella grande emergenza umanitaria che è frutto delle vicende che stanno sconquassando una parte del mondo, dalla Siria alla Libia. Siamo in presenza di fuggiaschi, di gente che scappa dalla guerra, dalla morte, dalla persecuzione. Siamo di nuovo di fronte a una forma generalizzata di barbarie ed è incredibile che l'Europa sostanzialmente giri la testa dall'altra parte e che all'interno dell'Unione Europea i vari stati giochino a scaricabarile mentre la gente muore. Ecco, io credo che bisogna avere un sussulto di dignità, ricostruire quella vocazione di un'Europa crocevia di popoli e di culture e liberare questo mare Mediterraneo dal comando dei mafiosi, degli scafisti, dei killer di umanità. E bisogna essere in grado di ricordare che il dovere di ogni società fondata sul principio della civiltà è accogliere quelli che fuggono perché hanno paura di morire, perché rischiano di morire. Ecco, questo penso che è il dovere, dovrebbe essere il dovere dell'Europa.